Ok, bene a tutti ragazzi, sono Archisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Ok, l'ultima volta è successo una cosa che è dell'incredibile, cioè Buddha siamo riusciti a battere Taurus Fire e ottenere la sua Mega. Inoltre Buddha adesso può disporre di Taurus come Wizard, cioè che è una cosa che è incredibile secondo me, che Taurus è sempre stato malvagio, però vabbè. Allora adesso non so cosa devo fare esattamente. Ah, niente, va bene, ok. No! Che bei discorsi. Ancora una volta hanno sottratto a Belle le luci della rivalta. Succede sempre quando lavora con Sonia, anche se Belle ha un talento smisurato. Inoltre, chi si pensa di essere quel Mega Man? Non posso credere che sia comparso rovinando tutto. Proprio quando era il turno di Belle di brillare. Li odio entrambi, Sonia, Mega Man. Vorrei che entrambi scomparissero. Posso fare in modo che il tuo desiderio si realizzi. Chi va là? Eccolo qua, Jack. Che oltretutto, oltre ad aver risvegliato Taurus, deve anche rompere le scatole ad Ice. Ho la sensazione di averti già visto prima. Ne dubito. Stavi dicendo che potresti aiutarmi? Ti ho sentito per caso in questo momento. Se vuoi davvero che Sonia e Storm Omega venescano di scena, posso aiutarti a far sì che accada. Come? Con questa carta d'umore. Ti conferirò il titolo di Quadri. Che cos'è questa cosa? Ah! Quindi fantastico, un altro Wizard fuori controllo. Ah! Oh, wow! Il mio corpo è così... Adesso sei rinata. In una Wizard che detiene il titolo di Quadri. In Ice di Quadri. Posso sentire il potere scorrere dentro di me. Con questo corpo e questo potere posso eliminare sia Sonia che Mega Man. Posso eliminare chiunque intralci la strada di Belle. Esattamente. Vai a realizzare il tuo sogno. Adesso hai il potere di rivoltare al mondo dello spettacolo. Sogno Strum, sei in cima alla mia lista. Oh cavoli. E quindi io sono qua a far niente? Dovresti davvero andare al palco evento? Sì, andiamoci, va che è meglio. Vediamo un po'. Fico, qui è dove verrà realizzato il palco in onde reali. Secondo le informazioni nel mio database, il palco è stato creato su misura per Sonia. Perciò il colore primario sarà il rosa chiaro. Ah beh, allora, sembra delizioso. In effetti è molto interessante. La complessità di design del produttore solletica davvero la mia curiosità. Ehi ragazzi! Ah, si è cambiata l'abito. Come ti senti, Sonia? Non male, non male. Sono solo un po' nervosa. Non avrei mai pensato che una professionista come te fosse nervosa. Lo so, lo sono. Tuttavia mi divertirò e darò il massimo al concerto. Andrea la Grande, saremo tutti quanti tra la folla a fare il tifo per te. Sei la migliore, Sonia, Andrea la Grande. Ed anche se farai qualche errore, fregatene e goditi ogni momento. Frase migliore che ha detto Good dall'inizio del gioco. A parte fame, naturalmente. ecco come cerco di vivere la vita di ogni giorno. Questo perché commetti sempre degli errori. Una professionista come Sonia non si comporterà mai come te. Vi ringrazio. Mi sento meglio. Non sono più nervosa. Bene. Ok. Ti fate per me più forte che potete, ok? Sì, non vedo l'ora. Oh, diamine. Che succede? Chi può aver fatto questo? Ehi, è lì! Chi è? È il capo dello staff qui agli studios. Salve, lì! Oh, Gio, come va? Cosa c'è? Tutto quanto. Qualcuno ha inviato un virus al mio Hunter. Sono riuscito ad eliminarlo con le mie carte lotta, ma adesso ho ricevuto un messaggio intimidatorio. Cioè? Un messaggio intimidatorio? Che cosa dice? Rovinerò il concerto di Sonia Strum. Il concerto di Sonia? Visto che il messaggio è stato inviato direttamente al mio Hunter, chi l'ha inviato deve essere in qualche modo legato agli studios. Non ho idea di cosa stia tramando, ma la cosa non mi piace per niente. Ma noi, i Sonia Supporter, faremo del nostro meglio per un concerto perfetto. Sonia Supporter? È il nome del team di lì. Il loro proposito è di fare del concerto di Sonia un concerto perfetto.
A dire la verità, abbiamo aggiornato alcuni minuti fa il nostro proposito. L'avete aggiornato? Sì, il nuovo proposito dei sogni supporter è salva il concerto. Beh, effettivamente. Noi non sappiamo chi vuole rovinare il concerto, ma non permetteremo che anche una sola cosa vada storta. Lì, permettimi di darvi una mano. Gio, lo apprezzo davvero, ma potrebbe essere pericoloso. Se un virus riuscisse ad accedere al palco evento, tutti gli spettatori si troverebbero in gravissimo pericolo. Se venissi coinvolto in questa situazione, non so cosa potrebbe succederti. Sonia non potrebbe sopportarlo, mi capisci? Ma... lì... sì? Gio è stato il primo brother di Sonia, sono anche migliori amici. Sì, lo so. Malgrado l'aspetto, Gio ha aiutato tanta gente con il problema dei virus. Sonia e tanti altri sono stati salvati innumerevoli volte da Gio. Prez? Quindi lascerai che Gio si unisca ai Sonia supporter? La cosa ti sta bene? Questo significa che Gio lascerà il Luna per Prez. Idiota, non pensi che lo sappia? Questo è più importante, la vita di Sonia potrebbe essere in pericolo. Vero. Hai ragione. Questa persona è cattiva abbastanza da inviare virus e minacce intimidatorie. Se questa persona fa sul serio, allora potrebbe diventare una cosa grossa. Esattamente. Una volta che il concerto sarà riuscito, Gio potrà tornare ai Luna per Prez. Per adesso Gio deve proteggere Sonia. Beh, allora... se è vero che Gio ha già risolto i vari problemi collegati ai virus, allora non posso permettermi di rifiutare l'accesso al team di una persona simile. Ed in effetti chiunque sia questa persona ha già iniziato a causare problemi in tutti gli studios. Ho bisogno di tutto l'aiuto possibile, quindi ti prego di unirmi al tuo team, Gio. Grazie. Puoi contare su di me lì. Team e propositi di Gio sono cambiati. Ok. Ah, wow, anch'io voglio aiutare. Taurus, controllo l'area in cerca di persone sospette. Ricevuto. Pedì e io cercheremo tracce d'alterazioni nel nucleo programma. Andiamo, Zack. Wow, quindi stiamo andando tutti una mano. Tutti a parte Prez, però vabbè. Sembra che sia solo loro d'intralcio. Sì, effettivamente. Hai detto qualcosa? No, niente. Vogue, diamo una mano anche noi. Ricevuto Luna. Oh, ok, perfetto. Anche lei adesso ha qualcosa da fare. Non so cosa, però qualcosa ce l'ha da fare. Sonia ha davvero degli amici fantastici. Bene, Gio, ecco il tuo primo compito come membro dei Sonia Supporter. Per adesso vai dietro gli studio e controlla se c'è qualcosa di strano. Ti farò sapere se c'è qualche novità. Ok. Diamoci dentro, amiga. Li faremo a pezzi. Che siano virus o altro, se infastidiscono Sonia, li farò brandelli. Forse sei un po' troppo su di giri. Oh, la madonna, hanno fatto un passo, potevi anche chiamarmi. Già abbiamo qualche problema ad impostare le apparecchiature. Potresti andare alla sala d'attrezzature dentro gli studios? Certo, sapere qual è la sala d'attrezzature molto volentieri. Qua c'è Good, forse. Forse qua. Oh, Gio, sembra che ci sia un problema. Ok, ci siamo. Quindi penso che dovremmo semplicemente addentrarci finché non troviamo la Cos'è sto coso qua buggato? Cos'è? Ah, è Wizard proprio, è quello che devo salvare. È leggermente buggato. Freddo. È un blocco di ghiaccio. Freddo. Ti farò uscire da lì. Caricamento. Fuoco. Ok, impossibile. Non va per niente bene. Non l'ho neanche scalfito. Ho una chiamata da Wood. Ah, una chiamata. Ehi, Megaman, come va? Al momento sono un po' bloccato. C'è un Wizard che è diventato un blocco di ghiaccio. Non riesco a liberarlo. Capisco. Allora dovrò prestarti per un po' Taurus. In questo momento lo sto inviando al tuo Hunter. Taurus è stato installato sull'Hunter VG. Sono qui. Grazie, Bud. Ma sei sicuro che non ti dispiace? Per nulla. In questo momento sembra che lo userai molto più di quanto lo farei io. Occupati di lui per me. Puoi scommetterci. Ah, quindi devo... Taurus! Quindi cosa devo fare? È l'ora di divertimento, lascia fare a me. Fuoco! Ok, va bene, spiega benissimo cosa faccia Taurus. Il ghiaccio si è sciolto. Nessuno può mettere in dubbio una simile potenza di fuoco. Beh, d'altronde è Taurus. Se ti imbatti in un altro ghiaccio da sciogliere, basta che mi tocchi. Ogni volta che hai bisogno di me, verrò a fare del mio meglio. Fuoco. Grazie Taurus. Grazie per avermi salvato. Sono stato congelato quando sono venuto a controllare da vicino quella serratura. Hai visto chi è stato? No, mi ha sorpreso le spalle, ma a giudicare dalla sua andatura sembrava una femmina. Ice. Una femmina? Vado ad aprire la serratura e ritorno al lavoro. Grazie mille per avermi aiutato.
Gli SDM femmine sono molto rari. Non ne conosco oltre a Lyra. Capisco, ma almeno abbiamo invitato quel Wizard. Continuiamo la ronda. Sì, praticamente ci dovrebbe essere Ice, l'unica in grado di congelare. Oh, già un messaggio da Liu da lì. Gio, c'è qualcosa che non va con il proiettore del palco. Ti darò i dettagli quando arriverai qui. Vieni subito, svelto. Ok ragazzi, però siamo già a, penso 10 minuti passa, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! Qua quarzo a Google, il Nether! Ed è un gioco da ragazzi! Ah, ce l'ho sopra qua! Ce l'ho qua! Ma poi tutti questi cavoli di pezzi arriveranno da qualche parte! No! No!